conferenza stampa a Caserta promossa dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano per presentare le persone che hanno aderito al nuovo centrodestra. Presidente, una massiccia adesione. Sì, una massiccia adesione, ma soprattutto la cosa che a me fa piacere, a parte i numeri, ma l'entusiasmo che si è creato intorno e si sta creando intorno a questo nostro progetto politico, dove al proprio interno ci sarà più partecipazione, ci sarà rispetto per opinioni e per sensibilità diverse, ci si confronterà rispetto alle questioni, alle problematiche che si mettono in campo, alla fine si troverà una sintesi e quella sarà poi la linea del partito. In sala abbiamo visto tanti sindaci, amministratori locali, lei ha fatto già il quadro della situazione, al momento quante adesioni ha raccolto il nuovo centrodestra? Noi stamattina abbiamo annunciato la costituzione in 42 comuni del nuovo, in consiglio comunale, in 42 comuni del nuovo soggetto politico. Abbiamo costituito il gruppo in provincia, abbiamo costituito il gruppo nel comune capoluogo, ma ci sono tanti contatti che stiamo portando avanti, tanti ragionamenti che devono essere ancora chiusi. Io sono convinto che da qui a una decina di giorni ci saranno nuove adesioni. Oggi la presentazione anche dei consiglieri regionali che hanno aderito a questo progetto, sono in tutto 8, il secondo gruppo consigliare della regione. Innanzitutto ci può dire chi ha aderito e soprattutto se ci saranno riflessi sul piano politico all'interno della maggioranza? Al momento hanno aderito, il gruppo è costituito da 8 consiglieri, siamo io, il sottoscritto, Franco Nappi del PDL, poi c'è Luciano Schifone e c'è Baldi, poi c'è De Flavis, Sentiero, poi c'è Giordano e Foglia. Quindi questi sono 8 consiglieri regionali che oggi insieme a me presenteranno il nuovo gruppo, è il secondo partito come diceva lei. Noi non ci poniamo il problema di cambiare gli assetti e di modificare qualcosa. Il nostro primo obiettivo è quello di dare un impulso ancora maggiore a già l'ottimo lavoro che sta facendo il Presidente Caldoro. Si dice che siete a caccia di poltrone, in Regione non farete nessuna richiesta. Noi non siamo a caccia né a livello nazionale né a livello regionale di nessun tipo di poltrona. A livello nazionale c'è stata questa divisione di vedere un modo diverso di vedere le cose, quindi adesso non vedo perché si dovrebbero lasciare posti per cui uno li occupa per difendere gli interessi dei nostri elettori e soprattutto dei